Sono oltre 3.800 i parchi nazionali esistenti nel mondo, senza contare le innumerevoli aree protette di altra natura e scopo. In Italia, secondo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono 871 le aree protette. In particolare, operano 24 parchi nazionali, 147 riserve dello Stato gestite dai carabinieri forestali, 146 parchi regionali, oltre a centinaia tra aree marine, riserve regionali, monumenti naturali, siti Natura 2000 e geoparchi UNESCO. Gli obiettivi dei parchi e delle aree protette sono la conservazione e la tutela della biodiversità e del paesaggio naturale, la produzione di benefici per le comunità locali e per il paese. In particolare la promozione di attività economiche ecosostenibili, educative e ricreative, ed il miglioramento della qualità generale del territorio. Nei parchi e nelle riserve viene promossa la ricerca scientifica e incoraggiato il rispetto per l'ambiente e la natura. I parchi e le aree protette sono luoghi importanti per la protezione di specie rare dai rischi del bracconaggio, del disturbo antropico e del prelievo finalizzato al traffico illegale internazionale. La CITES è stata siglata a Washington nel 1973 ed è in vigore dal 1975. Lo stato depositario è la Svizzera e la sede è a Ginevra. L'utilizzo delle specie viventi nel mondo produce fatturati legali stimati in 160 miliardi di dollari l'anno. Traffico illegale di specie protette è stimato dalla World Bank ed Interpol in oltre 20 miliardi di dollari l'anno. In aggiunta, il traffico di legname tropicale proveniente da illegal logging produce introiti stimati in 100 miliardi di dollari l'anno. Aderiscono alla CITES 184 paesi del mondo. La Convenzione, attraverso la loro inclusione in tre appendici, tutela 38.000 specie selvatiche, regolando le importazioni, le esportazioni, il commercio e la detenzione di esemplari vivi, morti o loro derivati. Gli strumenti di cui si avvale la CITES sono le certificazioni, i controlli doganali e sul territorio e la cooperazione investigativa di Polizia Nazionale ed Internazionale. I carabinieri forestali applicano la CITES attraverso 35 nuclei CITES e 11 distaccamenti specializzati.